Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Oggi siamo qui di nuovo su Titanfall. Pensavo di fare inizialmente Last Titan Standing, però ho deciso di rifare Actrition, che magari è la modalità più frenetica. Al contrario, Last Standing rimane un pochettino più isolato, visto che dobbiamo usare esclusivamente i Titan, e quando vengono distrutti tutti i 6 i Titan dei compagni, la partita finisce. Quindi diciamo che viene interrotto un pochettino il divertimento, mentre su Attrition tu muori, rinasci, chiami il tuo Titan, rigiochi, si distrugge il tuo Titan, te ne esci fuori, te ne vai di nuovo in giro finché non te ne arriva un altro. Quindi diciamo che la modalità più frenetica è più divertente. Ovviamente l'altra modalità, che è diciamo hard point, dove bisogna ovviamente conquistare i punti, non la consiglio neanche, perché lì è molto più strategico camperarsi dei vari punti dove c'è A, B e C, e quindi non c'è il divertimento. Inoltre ragazzi, volevo soffermarmi un attimo sul fatto che non ho ancora fatto il Fuck You Time. Scusatemi se non l'ho fatto, ma più che altro ho avuto un problema ovviamente con l'uscita della beta di Titanfall, che ve la volevo proporre subito. Quindi scusatemi per il ritardo, vi sto facendo vedere un pochettino Titanfall. Appena finirò, appena non ci sarà ovviamente più la beta, io vi metterò ovviamente il Fuck You Time, e così risolveremo anche questo piccolo problemino che ho avuto nel giro di queste 2 settimane. Comunque sia, partiamo subito ragazzi, ovviamente ci facciamo Attrition e divertiamoci un pochettino. Eccoci ragazzi, siamo su Angel City, che è la mappa più piccolina di Titanfall Beta. Allora ragazzi, come al solito partiremo lanciandoci dall'aeroplanino. Ciao zio, wella! Tutti come me sono, stranamente usano tutti quell'arma che utilizzo io, la carabina. Allora ragazzi, io volevo chiedervi una cosa, perché sicuramente avrete il mio stesso parere. Allora, secondo voi questo gioco spaccherà il culo ai vari Battlefield Call of Duty l'anno prossimo? A mio parere ragazzi, a mio parere sì, perché è veramente un gioco che merita più di qualsiasi altro. Merita in tutti i sensi, vuol dire che quest'anno, solo esclusivamente con la beta ragazzi, mi ha stupito. Immaginatevi cosa può fare col gioco completo, con una vasta gamma di armi, con tutto e di più. Cioè immaginatevi tutti i Titan che ci saranno. Io voglio immaginare solo i Titan che ci saranno, ma voglio immaginare anche le armi. Le cose che io preferisco sono le armi, ovviamente, ragazzi. Oh, che cazzo! Wow! Fermo lì sul tetto, grande, zio. Grande, grande. Quindi sono veramente contento di questa cosa. Sono veramente felice, prima di tutto, che mi abbia stupito la beta. Poi, seconda cosa, sicuramente il gioco completo, ovviamente, ci stupirà in una maniera talmente tale che dovremo... Cioè, lo compreremo. Io sicuramente lo comprerò al lancio, perché mi sta piacendo veramente tanto. E sono dispiaciuto anche perché ovviamente questa è la beta e finisce oggi. Vabbè. Mi dispiace veramente tanto. Ma faccio schifo, cazzo! Faccio schifo! Però bravo il tipo. Chiamiamo il nostro Titan, ragazzi. Sono morto 2 volte, ho 3 volte. Vabbè, non te dico. Chiamiamoci il Titan, va. Andiamo dentro il Titan, ragazzi. Questa mappa invece mi piace un po' di meno, forse perché è più piccolina. Ok, allora, normalmente qui si camperano sui tetti, giustamente. Come vi ho sempre detto, ragazzi, la miglior tattica è stare sui tetti. Quindi state sui tetti voi sempre. Ma c'è qualche avversario qui su. Cristo, dai! Non è anche alloccato e non trovo l'avversario. Vabbè, è scomparso. E muori! Minchia! Bello. Va bene. Lancia, stronzo! Ah, sono 2! Cazzo, scappa! Ma sei pazzo, erano in 2! Non avevo capito neanche! Ah, proviamo ad aiutare, va! Cazzo, nasconditi, nasconditi! Ok, perfetto!
Queste sono azioni frenetiche, ragazzi. Queste sono azioni frenetiche di un gioco. Minchia, altro che frenesia di merda di Call of Duty Ghost. Quella non è divertimento. Cioè, la frenesia parte dai giocatori, non parte dal gioco. Almeno io la penso così, ragazzi. Poi ditemi voi se la pensate come a me. Io la penso così perché, se ci pensate... Ma muori, tu sei sempre camperato lì, cazzo. Sono sui compagni questi. Allora, il tipo è sempre su quel tetto, quindi dobbiamo... Ok, un altro ucciso, Spectre, vai. Allora, invisibile, milizia. Oh! Cazzo, mi ha ucciso, affanculo. Ora sono fermi, non capisco sta cosa, boh. Titan, chiamiamo il mio Titan, va. Vai Titan. Ma levati dai coglioni, puttana Eva! Andiamo dentro, va, va, vai dentro. Oh, my Titan. Qui non c'è nessuno. Brutto pezzo di merda. Ma muori! Piuttosto resistente, ragazzi. Ha una super corazza l'avversario. Vai così. No, Spectre, non andare lì. Allora, dove sono gli avversari? Io vorrei capire questo prima di tutto. Cioè, dove cazzo sono gli avversari? Wow! Stronzo! Dove scappa? Fanculo a te, bastardo! Ti ho devastato, grande! Allora, c'è qualcuno? Sento un rumore di Titan, però... Ah, eccolo, eccolo! Ok, l'ho ucciso, grande! Andiamo qui! Quello è il mio compagno, perfetto! Attacchiamoci al muro, grande! Perfettissimo, rimuoviamoci sui tetti, raga! Muoviamoci sempre sui tetti, cazzo, dai! Ok! Ok, non c'è più tipo lì. Ok, eccolo lì. Beh, non arrivano neanche i miei proiettili sono fatti di carta a pesta, ragazzi. Grande. Allora, andiamo qui, dovrebbe esserci tutti i Titan nemici. Lanciamo un po' di bombe. Un colpo, mi ha devastato, vabbè. Ah, c'è quell'arma lì, è vero, il 40 mm mi sa. Molto buona come arma. Allora, vedo che molto mi sa giocano molto con i Titan, tipo, quindi non piacciono anche a noi. Chiamami il mio Titan, scappa! Mi ha fatto cagare! Dov'è il mio Titan? Dov'è il mio Titan? Dai, me la carichi questa merda! Dai, no! Ma dai! Allora, il mio Titan si muove ovviamente. Vai, vai dentro, vai dentro! Dai, un anno! Ma cosa? Ho capito, ma cosa? Perché? Perché esploso il mio Titan? Vabbè. Non lo sapremo mai, ragazzi. Dai! No, non ci credo. Double! Grande zio Curre! Non so come ho fatto, ragazzi, non chiedetemi come. Ho fatto miliardi di salti. Ma grande, ho ucciso un altro. Dai! Vabbè, è scappato senza nessun compagno, senza nessun nemico. Oh. Ok, abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo vinto, siamo i più forti, come al solito. Vabbè, 9-5. Una kill a un Titan, 18 kill ai bot.
fatto, diciamo, una partita discreta, niente di speciale, però discreta. In confronto a quello degli avversari, ovviamente, ragazzi, confrontandoci sempre con gli avversari, come potete vedere, giochiamo abbastanza bene. Poi, ovviamente, ragazzi, avendo un arsenale abbastanza buono, anche in beta, ho, diciamo, tutte le armi, quindi ho giocato abbastanza bene. Usciamo dalla partita come al solito, perché altrimenti qui ripartiamo subito, per modo di dire, ragazzi, perché ci vuole 1 minuto e mezzo per partire. Quindi, ragazzi, ovviamente sto morendo. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace per questo gioco epico e per, ovviamente, per il mio video, se l'avete apprezzato. Spero che molti di voi, se lo comprino al lancio, se non sbaglio, dovrebbe uscire il 13 di marzo su 360 e su PC. Poi non so se uscirà anche per 3. No, su 360. Su One e per PC il 13 di marzo. Poi non so quando esca per 360. Mi sa un pochettino più tardi, tipo una decina di giorni. Non me lo ricordo bene. Se lo sapete, scrivetemelo giù. Tranquilli, ragazzi, stanno per arrivare anche. Sta per arrivare anche il Fuck You Time 3. Ovviamente, quindi vi lascio qui. Noi ci vediamo alla prossima. Quindi, bella raga.